Mister Domenico Panico, siamo alla vigilia della partita con il Como, terzo appuntamento di questa pool salvezza. Che settimana è stata? Settimana giusta, ci siamo allenati bene e siamo pronti per l'importante gara di domani. Partita molto importante, anche perché c'è da dare un po' una svolta a questa pool salvezza che ha visto finora due risultati non positivi. Due risultati non positivi, ma due prestazioni totalmente differenti. Noi veniamo da una buonissima gara fatta domenica con il Sassuolo. Non meritavamo assolutamente di perdere la partita. Poi nel calcio ci sta, gli episodi, diciamo, non ci sono stati favorevoli. Abbiamo fatto degli errori che abbiamo pagato a caro prezzo, quindi ok, non va bene il risultato di domenica perché non abbiamo mosso la classifica, però la squadra ha dimostrato di esserci e domani è un'altra gara importante, difficile, ma ripeto, andremo a Como per giocarci le nostre possibilità. Siamo forse un po' tornati a quello che era il periodo quando appunto ci esprimevamo bene, però non facevamo punti. Ma noi, io ho fatto 13 partite con questa squadra e siamo stati sempre continui con il rendimento. Abbiamo sbagliato la partita di campionato con la Fiorentina e la prima partita del play-out salvezza a Pomigliano. Poi la squadra ha sempre risposto presente, non ci ha girato mai un episodio, ma non è per piangerci addosso o per cercare alibi, la sfortuna. La fortuna devi essere bravo a tirartela a te. Abbiamo avuto tante situazioni come quella di domenica, magari non ci sono stati i due calci di rigore sbagliati, ma ci sono stati i gol presi nei minuti di recupero, le occasioni sprecate davanti al portiere, ma fa parte del calcio, fa parte di quest'anno, come ho detto domenica scorsa. Dobbiamo ancora di più lavorare, rimboccarci le maniche e credere ancora di più nelle nostre possibilità. Il Como sembra avere qualche problemino nel corso delle ultime settimane, hanno raccolto soltanto 2 punti nelle ultime 7 partite della Serie A. Affrontiamo una squadra con una forte identità, una squadra che ha fatto benissimo contro le squadre più forti del campionato, ha fermato squadre importanti come la Juve, come il Milan, una squadra che annovera delle calciatrici giovani di grandissimo talento, parlo anche di Pavan e Beccari, a cui faccio i complimenti per la convocazione nella nazionale maggiore, quindi guidata da un tecnico molto molto bravo, quindi sarà una partita difficile. Il campionato lascia il tempo che trova, le ultime partite si sono preparate sicuramente bene, sicuramente domani faranno una partita importante. Noi, come detto in precedenza, dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a fare quello che abbiamo provato, a cercare di essere ancora più squadre, a cercare di eliminare quegli errori che non ci hanno consentito poi di portare la partita a casa domenica. Ecco, Chiara Beccari ha una caratteristica, è la calciatrice che ha completato il maggior numero di dribbling di questa Serie A femminile, dribbling che non sempre è una caratteristica che agli allenatori piace. No, Chiara Beccari è una giocatrice fortissima, a dispetto della giovane età dimostra già una grandissima personalità, sarà il futuro attaccante della nazionale italiana e buon per il Como che ce l'ha in organico e niente, una giocatrice forte, forte in tutto, sia nell'attaccare lo spazio che nel venire incontro, nel dribbling, nel partecipare al gioco di squadra, attaccante moderno, completa, quindi complimenti a lei e al Como che la annovera nelle sue file. Nella regular season Como e Parma vantano una vittoria a testa sempre tra le mura amiche. Sì, io parlo della vittoria che abbiamo fatto ultimamente in casa, è stata una partita molto equilibrata, risolta dopo i primi minuti del secondo tempo, allora avevano avuto occasioni anche per pareggiarla, noi avevamo avuto occasioni magari per trovare la seconda segnatura, sarà una partita equilibrata anche domani, perché ci giochiamo parecchio entrambe e questo lo sappiamo. Un pareggio non basta. No, noi non dobbiamo pensare a questo, noi dobbiamo pensare a fare quello che abbiamo provato. Ripeto, la squadra deve avere una sua precisa identità come l'ha sempre avuto, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e dobbiamo cercare di portare i punti a casa. E pesa psicologicamente il fatto che finora non siano arrivati i punti in questa pur salvezza?
non deve pesarci, la squadra è tranquilla, abbiamo lavorato bene, ripeto, in settimana, veniamo da un'ottima partita fatta dal punto di vista tattico, potevamo avere un attimino forse più di qualità nel primo tempo, ma secondo tempo siamo uscite fuori, abbiamo preso gol nel nostro momento migliore dopo un errore e poi alla fine potevamo pareggiarla in due o tre situazioni chiare, quindi la squadra è viva, è viva, ovviamente ci ha fatto male non fare punti in queste due partite, però dobbiamo lavorare sempre a testa alta, perché io come allenatore sono soddisfattissimo di come si sta comportando la squadra, le ragazze mi seguono, lo staff è sempre di supporto come la società. E questo è anche il bello di questo momento, no? Dove le partite che arrivano sono di una certa importanza e ci dobbiamo far trovare pronti. Grazie mille. Grazie a voi.